Ciao a tutti fedeli follower della Fairy Family Film. Recensione in questo video, recensione di una serie su Netflix il primo giorno dell'anno. Ovviamente è servito un attimo per recuperarla, visto anche il periodo in cui siamo, il periodo natalizio. La serie in questione è Cobra Kai, arrivata la terza stagione. Doveva uscire originariamente l'8 gennaio, infatti l'avevo già segnato sul calendario di fare la recensione l'8 gennaio, di fare la maratona quel giorno lì. L'ho anticipato di una settimana, un periodo un po' incasinato, è uscito infatti. Adesso il cortometraggio dei Quarantenati, abbiamo fatto una maratona poco fa di Vike, insomma è un periodo ricco, ricco di appuntamenti, di cose, quindi tutti i video che potete recuperare guardate sul nostro canale e comunque insomma in qualche giorno ho fatto anche questa maratona. Ora Cobra Kai è una serie che è basata sulla serie di film, sulla trilogia di film di Karate Kid. E segue, diciamo, è un sequel non solo spirituale, ma anche un sequel attuale, perché comunque i personaggi sono gli stessi: Johnny Lawrence, Daniel LaRusso, con i loro figli, ovviamente loro sono cresciuti. Le prime due stagioni, mi sono state consigliate da un mio amico, mi hanno veramente, veramente convinto. Erano due stagioni veramente, veramente forti, puntate brevi, 20 minuti, grande ritmo, ci si menava, un po', diciamo, di. Così storie anche adolescenziali che però insomma come contesto, come condimento vanno bene. Ecco, questa terza stagione, qual è il mio giudizio? Mi è piaciuta, non mi è dispiaciuta affatto come stagione, ma secondo me è inferiore rispetto alle due precedenti. È un po' meno, un passo indietro rispetto alle due precedenti. Perché? Perché perde un po' di leggerezza, perde un po' di agilità. Ed è un po' più stantia, per due motivi. Primo, perché adesso che è su Netflix, la serie originariamente non era di Netflix, è stata acquistata poi da Netflix, questa è la prima stagione, diciamo, veramente legata a Netflix fin dall'inizio, è aumentata la lunghezza delle puntate. Mentre le prime due stagioni le puntate andavano tra i 20 e i 30 minuti, raramente superavano i 30 minuti, qua invece diverse puntate sono anche quasi a ridosso dei 40 minuti. E ovviamente, diciamo, se vai a quasi raddoppiare no, però vai diciamo ad aumentare in maniera consistente la lunghezza delle puntate, ecco che si perde un po' di agilità. Si può fare, certo, però devono esserci delle aggiunte, una storia che giustifichi questo aumento di durata, e secondo me non sempre in queste puntate qui c'è stato, diciamo, c'era questa giustificazione. A volte erano un po' troppo lunghe, e poi siamo al di là di questo, quindi una durata maggiore. C'è anche un altro motivo: inizia ad essere un po', siamo alla terza stagione, quindi si inizia un po' a cadere nel reame del già visto. I personaggi sono sempre quelli, i personaggi sono gli stessi che ho imparato a conoscere: Miguel Diaz, Samantha LaRusso, oltre ovviamente a Johnny Lawrence e a Daniela Russo, c'è Robby, c'è Thor, insomma i personaggi insomma, che seguono le orme dei loro maestri, e le situazioni in cui sono coinvolti sono un po' sempre quelle. E quindi siamo, non mi è dispiaciuto come stagione, però rischia di essere un po' troppo. Ho percepito il rischio di stanchezza. Se nella prossima stagione non riusciranno a inventarsi qualcosa di nuovo, situazioni nuove, contesti nuovi, ecco che l'effetto nostalgia di The Karate Kid progressivamente viene meno, e se non si riesce a inventarsi qualcosa di nuovo, ecco che la serie, diciamo, perde un po' di interesse. Quindi questo è il rischio che si intravede in questa terza stagione che però non cade mai in questo video. Quindi comunque resta una stagione buona, resta una stagione interessante, però insomma ecco con questi avvertimenti, con questi due piccoli appunti. Per la parte non spoilerosa finisco qua, vi lascio 2 secondi per andarvene prima di iniziare a fare spoiler. Allora, spoilerosamente parlando, in che senso le situazioni sono sempre quelle? Sono sempre quelle perché, diciamo, sono sempre un po' quei personaggi lì che, per esempio, prendiamo Hawk. Fa quello che ha fatto Miguel Diaz nella scorsa stagione, lì con Cobra Kai, cazzutissimo, mena tutti, anche in maniera criminale, perché se spezza il braccio uno lì è criminale, mi dispiace ragazzo mio, però devono sbatterti dentro se fanno roba del genere. Però poi c'è la redenzione, no? Siamo spinti troppo in là, e quindi poi passa dai buoni. Che è quello che è successo a Miguel nella scorsa stagione, quindi insomma c'è sempre un po' quella situazione lì, il già visto. E poi dov'è che è il già visto? Miguel e Samantha che tornano insieme. D'accordo, va bene, capisco che è una serie che stritta un po' l'occhio anche a un pubblico adolescenziale, quindi un po' diciamo queste situazioni qua, ambientata in un liceo, personaggi liceali, va benissimo. Però se in tutte le stagioni ci sono sempre queste situazioni qua, quindi Miguel che si mette con Samantha, poi con Tori, Robby va con Samantha, poi si mollano. Che due scatole, al momento deve esserci altro, quindi ripeto, è un po' il condimento, mi fa bene, a volte il momento un po' romantico lo accetto anche, però non deve essere
non deve essere quello che porta avanti la serie, altrimenti diventa Federico Moccia, detta come va detta. E, insomma, quindi la storia dei personaggi è un po' quella. Poi la storia, secondo me, più interessante è quella di Miguel nelle prime puntate, quando deve reimparare a camminare, uscire dal coma, quello lì l'ho apprezzato, secondo me è fatto bene, lì si capisce veramente sia l'importanza del suo rapporto con il suo sensei, Johnny Lawrence, l'importanza reciproca per entrambi di questo rapporto, sia, insomma, comunque l'importanza di non mollare mai, di non crederci. È molto legato questo anche alla saga originale di Karate Kid, quindi l'ho apprezzato. Non mi è dispiaciuta anche la storyline di Daniel, sia quella legata, diciamo, il suo ritorno a Okinawa. Diciamo, il suo ritorno a Okinawa l'ho apprezzato, un po' fanservice, un po' nostalgico, va bene, però come serie nasce come serie nostalgica, quindi ci può stare. L'hanno giocata bene, anche lì il momento, insomma, di lo spettro, comunque lo spirito di Mr. Miyagi che aleggia comunque su questa serie, diventa molto forte nella parentesi Okinawa, quindi insomma l'ho apprezzato, mi è piaciuto. Ritorno di personaggi visti nel secondo film, va bene, è una cosa fatta comunque bene, fatta in modo anche abbastanza intelligente. Cos'è che non mi è piaciuto? Le due cose che non mi sono piaciute di più sono state i personaggi di Robby e di Tori, perché avete francamente rotto i maroni. Robby, che ha questa situazione, sono entrambi due personaggi molto molto lamentosi, molto molto lamentosi, nel senso che va bene, entrambi hanno avuto una vita difficile, Robby ha avuto il padre assente, però non è che devi essere stronzo allora perché hai avuto tutti questi problemi nella vita. Mi dà fastidio, anche perché, cioè, è chiaro, hai mandato in coma uno e poi ti arrabbi perché Daniel Russo, invece di farti beccare dalla polizia, che magari ti avrebbero beccato, dice no, vatti a costituire, e lo aiuta, tra virgolette, a costituirsi chiamando la polizia e trattenendo lì. E lui si arrabbia: ah, ma hai tradito, ma tradito di cosa? Ma tradito di cosa? Oh. Non ha senso, proprio non ha senso come cosa. E poi tutta la serie è così, i suoi problemi con il padre, quindi poi va dal mentore John Kreese adesso, si lega a Cobra Kai e diventa, diciamo, il nuovo villain. Che due scatole, non mi è piaciuto proprio come personaggio, non mi è piaciuto affatto, perché è un po' sempre quella, sempre, no, quella faccia da persona tradita, a parte che è una faccia da sberle l'attore, che vabbè, quello lì è un po' un problema suo, non ci può fare niente, però proprio quel personaggio sempre con lo sguardo: ah, tradito, nessuno è dalla mia parte, nessuno mi vuole, ah, nessuno è mio padre. Ragazzi, ci sono tutti che farebbero di tutto per te, perché sia Johnny Lawrence che Daniela Russo in realtà stravedono per questo ragazzo, farebbero di tutto per lui. La prima cosa che non va come vuole lui: ah, mi avete tradito, ah, 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 e quindi poi cade nelle grinfie di John Kreese. Mi aspetto nella prossima stagione probabilmente una redenzione, però vedremo. L'altro personaggio è il personaggio di Tori, quella che stava prima con Miguel, e poi anche questa ragazza qua, stesso discorso. Cioè, capisco che i tuoi problemi, la madre col diabete, deve lavorare per portare avanti la famiglia, niente va come vuole lei, però non puoi comportarti come una cacchio di criminale per questo, non puoi farlo, non puoi andare in giro ed essere super villain e pensare di essere in qualche modo giustificata. Non mi è piaciuto come personaggio, perché era un personaggio che sì, avrei preferito forse vedere un po' di crescita invece di essere un personaggio non molto piatto. Ho una vita difficile, quindi sono giustificata nell'odiare il mondo, nell'odiare tutti, nel menare brutalmente la gente. Ecco, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto come personaggio. Poi sì, un'altra cosa che rientrava un po' sempre nel filone del già visto: all'inizio della stagione Johnny e Daniel si coalizzavano praticamente per andare a cercare Robby. Era un bel momento, poi come sempre i due litigano. Ed è la terza stagione, diciamo, in cui Daniel e Johnny sembrano sul punto, diciamo, di riconciliarsi e poi litigano. Alla fine di questa stagione sembra che John Kreese li porti, li spinga ad allearsi insieme contro, diciamo, il nemico comune, ovvero Cobra Kai. Vediamo, sinceramente spererei che finalmente Daniel e Johnny smettano di comportarsi come due ragazzini e arrivino finalmente ad un accordo, si mettano, diciamo, insieme, uniscono il loro dojo, come sembra che sia successo alla fine di questa stagione. Quindi, diciamo, questi sono un po' i pregi e i difetti. Pregi, comunque, azione, le cose succedono, non è una serie, diciamo, in cui t'annoi. L'effetto nostalgia con il ritorno di Okinawa va bene, l'ho apprezzato molto. Personaggi comunque godibili. Miguel è un personaggio, diciamo, il suo, diciamo, ritorno in scena, uscire dal coma, rimparare a camminare, è forse la cosa più apprezzabile di questa stagione. E poi problemi, personaggi insulsi come Robby e Tori, che dopo un po', diciamo, con queste loro paturnie, hanno francamente rotto, e diciamo un po' sempre dinamiche già viste tra Johnny e Daniel sono un po', diciamo, i punti deboli di questa serie. Ho apprezzato il ritorno in scena di Ali, parlando di effetto nostalgia, anche il ritorno di Ali, la vecchia morosa sia di Johnny che di Daniel, è stato, diciamo, un bel momento. Può darsi che sia stato lei un po' l'ingranaggio, la chiave necessaria per portare alla maturazione sia di Daniel che di Johnny, quindi insomma vediamo, vediamo. Spererei, ecco, sperante per la prossima stagione, spererei che finalmente Daniel e Johnny riescano a mandare avanti il loro rapporto, uscire
uscire, diciamo, dalla loro rivalità liceale e allearsi contro il vero nemico comune, John Kreese. John Kreese che ha portato veramente al centro di questa stagione i flashback nel Vietnam, come ci mostrano un po' da dove viene, e vediamo il contesto è un po' quello, no? Traumi nel passato che ti fanno diventare una persona cattiva, anche se secondo me non giustifica affatto poi l'azione di una persona. Sia Robby che Tori sono, diciamo, i personaggi più vicini a Chris da questo punto di vista, problemi e traumi infantili, adolescenziali, che li hanno portati a comportarsi in un certo modo. Ripeto, io più che qualche riserva nei confronti di entrambi i personaggi, vediamo se nella prossima stagione ci sarà un po' la battaglia per l'anima di questi ragazzi, soprattutto Robby, se sia Daniel che Johnny Lawrence, che sono nati figure paterne per questo ragazzo, riusciranno un po' a salvare la sua anima, liberarlo appunto da Cobra Kai o meno. Tori invece è un po' più abbandonata a se stessa perché né Johnny né Daniel se la fidano. Forse un po' Miguel, che è stato insieme a questa ragazza per 5 minuti la stagione scorsa, magari proverà a salvarla, non lo so, vedremo. Comunque la prossima stagione ci aspetterà lo scontro, l'Old Valley Tournament. Vedremo, grande curiosità comunque, stagione buona, ripeto, non eccezionale, con qualche pericolo, qualche rischio. Vedremo nella quarta stagione. La quarta stagione sarà un po' la serie della verità, la stagione della verità, per vedere se questa serie riuscirà, diciamo, a reggersi sulle sue gambe, a andare a esplorare anche luoghi nuovi, contesti nuovi nella saga di Karate Kid, oppure se cadrà, insomma, nel già visto, nello stantino, riuscirà, diciamo, a così spiegare il volo con le sue ali. Per questa recensione è tutto, mettetemi se il video vi è piaciuto, iscrivetevi anche al canale della Fare Family Film, premete la campanella per essere aggiornati sono i video. Ripeto, è stato un periodo, questo natalizio, molto molto ricco di video, il meglio e il peggio del 2020, la recensione di Vikings, il cortometraggio di Quarantenati, Christmas Edition. Vi invito davvero a recuperare tutti questi video e a esplorare il resto del canale della Fairy Family Film, e noi ci vediamo molto presto con nuovi video della Fairy Family Film. Ciao a tutti!